La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. La faccia rivolta verso la Terra è coperta da circa 30.000 crateri, il più grande dei quali ha un diametro di circa 2.500 km ed è profondo 13. Ma qui non siamo sulla Luna e questo non è un cratere, bensì una buca, una delle tante che attraversano il manto stradale cittadino. Il comune di Firenze ha stanziato 3 milioni e 700 mila euro per cercare di risolvere questo annoso problema. Sono in tutto 12 i progetti esecutivi in campo e l'obiettivo è quello di far partire i lavori entro la fine dell'estate. Il tessuto stradale cittadino, martoriato com'è da crepe e fratture, ha infatti assolutamente bisogno di interventi che non si limitino a tappare, ma cerchino di risolvere definitivamente il problema. Qui siamo quasi a 10 cm di profondità. Siamo in via Reginaldo Giuliani, la direttrice che porta verso Sesto Fiorentino e che è percorsa tutti i giorni da migliaia di macchine. Per via Reginaldo Giuliani e per la successiva via Sestese, il comune ha stanziato una parte sostanziosa del tesoretto che servirà per risanare il manto stradale urbano. There I was, digging his hole, all in the ground, so big and tall around it wasn't there, was I. Anche buche come questa, che possono sembrare di non grande entità, in realtà sono profonde dai 3 ai 5 centimetri e sono la consuetudine sulle nostre strade. Siamo in via Mariti, una strada che ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori. E se forse qui il problema principale non sono le buche, come si può notare dando un'occhiata al fondo stradale, qui il problema è che la strada è piena di crateri e di crepe che determinano continui problemi per gli automobilisti, per i ciclisti e per i pedoni. Su questo tratto stradale le radici degli alberi hanno sollevato il cemento e questo rappresenta un problema perché, soprattutto nell'ora di punta, su questa strada le macchine viaggiano su due corsie. Inoltre qui passano molte ambulanze dal momento che è la strada che porta diretta all'ospedale di Careggio. Strada di città, cemento vivente, frenetica, famelica, intermittente, a volte urla, a volte muta, odia chi l'ha vissuta e poi l'ha venduta. Ci cammino con orgoglio perché sento qualcosa di vivo dentro quel cemento, su questo asfalto piegato dalle macchine. Ho visto tanto sangue e troppe lacrime sporcate dalla gente calpestata, ma anche la strada le ha viste e non le ha dimenticate. Siamo in via Vittorio Emanuele II e questa che vedete è una corsia preferenziale destinata anche alle ambulanze e il fondo stradale è completamente dissestato. Queste buche, come potete vedere, sono state coperte di recente con dell'asfalto dopo che in seguito alla nevicata del 17 dicembre scorso su questa strada si erano aperti nuovi crateri, soprattutto per l'utilizzo da parte delle macchine delle catene da neve. Alla fine dei lavori sarà possibile fare un bilancio dell'efficienza dell'intervento comunale. Certo è che l'impatto di un tessuto stradale in gran parte devastato come quello fiorentino sulla viabilità, sulla salute e perché no, sulle tasche dei cittadini non poteva essere ulteriormente sottovalutato.